Allora, ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Angelo Faris, sono un tecnico del suono e sound designer. In questo video, l'avete già letto dal titolo, parleremo dell'anello mancante in mix che c'è tra un pianoforte digitale e un pianoforte. Ovvero, cosa secondo me manca nei synth di pianoforte per avvicinarsi a quello che è il suono di un vero pianoforte, ok? O anche banalmente cosa spesso vedo che mi arriva e che cosa spesso vedo fare a voi. Ehi, fermo! Prima di andare avanti col video, like, commentino, dimmi se ti piacciono questi video un po' più tecnici, un po' più deep in the technique, ok? Fai che ti iscrivi, così mi dai supporto, è il supporto migliore che puoi darmi. Noi ci vediamo a un prossimo video. Andiamo avanti col video e non ti rubo altro tempo, ok? Dai, partiamo da un presupposto. Non sono qui per insegnare niente a nessuno, sono qui solamente per condividere un po' della mia esperienza con voi e un processo mentale. Quello che vedrete oggi è ancora un work in progress, ma che però reputo abbastanza avanzato da poter essere condiviso. Come chi mi segue da un po' sa, il mio percorso scolastico si è diviso tra liceo musicale e conservatorio. Questo mi ha dato la possibilità di suonare tanto pianoforte, su tanti pianoforti, di ascoltarne tanti. Una cosa che ho avuto un po' l'eureka, no? Una cosa a cui è talmente ovvia, ma a cui non ho mai pensato, è che il pianoforte è uno strumento stereo per natura intrinseca. Cioè, nel senso, abbiamo alti e bassi. Noi siamo abituati a pensare il pianoforte come uno strumento lineare, ovvero che va da sinistra verso destra e produce un suono, che è quello del pianoforte. O magari abituati a pensarlo in polifonia, ma non in stereofonia. Il pianoforte è uno strumento che ha un'emissione molto larga, perché se pensiamo a un gran coda, io ho studiato su Fazioli e su Steinway gran coda. Sono strumenti enormi, con delle casse armoniche grandi quanto due letti matrimoniali messi insieme, d'accordo? Con un'emissione molto grande e molto precisa. I bassi hanno le corde che sono fisicamente spostate sulla mia sinistra a 30-40 gradi e altresì vale per gli alti sulla destra. Quindi perché, quando noi mixiamo un pianoforte, lo mixiamo mono? Porca troia, perché lo facciamo mono? E qua casca l'asino. Sto iniziando a lavorare a un piccolo template, ok? Che dovrebbe risolvere questa cosa. Quindi, adesso io vi porto in sessione. È la stessa sessione del video precedente, ok? Del beat con l'IA. E ci mettiamo sul pianoforte, ok? Il pianoforte in questione è un pianoforte della Reason. È un bel pianoforte, suona bene. È carino, mi piace. Però mi suona troppo mono. Troppo mono. Quello che ho fatto io è stato andare a creare un'equalizzazione LR con un Pro Q3. Dove sulla L, quindi sul left, la mano sinistra, i bassi, sono andato a dare un 3 dB di boost su intorno ai 250 Hz. Qua. E un piccolo dump sulle armoniche, in realtà potrebbe anche stare un po' più qua. Ok, mentre invece sulla R sono andato a dare un dump sulle basse e un bump sulle alte, in modo da aprirlo questo cazzo di pianoforte, no? Da darmi questa sensazione di alte a destra e basse a sinistra. Sentite come lo apre. Dopodiché, siccome il pianoforte ha una cassa di risonanza importante e di solito non lo si sente mai molto vicino, ho aggiunto un piccolo reverb con un wet dry al 15%, quindi veramente piccolo, un suono di room. Giusto per andare a neanche bagnarlo, umidificarlo un po', ok? Veramente una cosa leggera. E poi lo apro un po' con un S1. Poco, ragazzi, cioè, sto lavorando sull'1.15%, quindi veramente una stupidata. Ok. Qua che cosa c'è? Sì, poi vabbè, creativamente parlando, mi piace l'idea di averci un delay, però
Di base, secondo me, questo è il tipo di lavoro che manca su come si mixano i pianoforti digitali nel mondo urban. Si considera il pianoforte come uno strumento troppo mono. Troppo, 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 troppo. Il pianoforte sta lì, sta al centro, fa le notine, fa i piccoli lupini di carillon, basta. Ma il pianoforte è uno strumento che deve avvolgere, per sua natura. Perché quando lo suoni, tu ce l'hai intorno. Chi lo ascolta, no. Spesso chi lo ascolta è lontano, effettivamente riceve un muro di suono diverso. Ma è qui casca l'asino del mio ragionamento. E qui casca l'asino del mio ragionamento. Torniamo a schermo intero. Qual è l'ascolto con il maggior trasporto emotivo di un pianoforte? Io di pianoforti ne ho ascoltati tanti e ne ho suonati tanti. E il pianoforte ti emoziona quando gli stai davanti, quando sei sulla tastiera. Perché la cassa armonica è strutturata per portarti il suono verso di te. La cassa armonica è il pianoforte stesso vibra in un modo diverso quando gli stai davanti. E secondo me è quello che bisogna riportare all'ascoltatore. Non stiamo ascoltando musica classica, stiamo ascoltando urban. Perlomeno il 90% di chi guarda i miei video. Quindi nel momento in cui io voglio portare un pianoforte in un beat, voglio portare un determinato tipo di emotività. E quindi portare quel determinato tipo di emotività, secondo me, vuol dire far ascoltare il pianoforte come se lo stesse suonando. Quindi dargli un'equalizzazione LR per cui ho da una parte gli alti, da una parte il bassi e un avvolgimento. Lo so, sembra una super cazzola clamorosa. Fatelo e poi mi venite a dire se è una stronzata, d'accordo? Secondo me questa è una roba che ha senso. Provatela nei vostri beat e fatemi sapere che cosa ne pensate. Nulla, questo è un work in progress. Metterò update di questa channel strip. Sicuramente aumenterà. Questo poi va mixato, ok? Ovviamente questo poi va mixato. Bene. Io spero che questo brevissimo video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche spunto, qualche idea. Penso che questo sia esattamente l'esempio di come la tecnica porti un messaggio, di come l'arte senza la tecnica non riesca ad autoveicolarsi in modo efficace. Quando dico studiate la teoria perché è tramite quella che poi vi esce la pratica figa, non voglio supercazzolare, è proprio perché doti tecniche come quella che vi sto dando oggi io vi aiuta a veicolare il messaggio artistico e quindi poi fate delle canzoni più belle perché le avete mixate meglio, perché l'idea musicale che avevate da artisti è stata veicolata meglio attraverso una tecnica più efficace. Chiuso il pippone. Io spero che questo video vi sia stato utile. Sapete cosa fare, iscrizione, like e commento qua sotto, ditemi cosa ne pensate. Noi ci vediamo a un prossimo video. Bella.